E sono Michele Lanzinger, sono direttore del museo, Museo delle Scienze di Trento. Sono qui ad Emme per portare la nostra esperienza, perché è un'esperienza di tante persone che lavorano in questo museo di Trento nel nord Italia. Un museo che si occupa di scienza, ma di ambiente. Vale a dire la lettura di dove siamo, come siamo, da dove arriviamo e qual è il nostro futuro, con un linguaggio che è quello appunto scientifico. Sapendo che non è solo questo il linguaggio che noi vogliamo utilizzare, perché il mondo è anche bello e quindi oltre alla scienza a noi piace parlare di poesia, di ambienti e quindi collegare il nostro pensiero scientifico razionale a quello che è il modo di vedere e di guardare alla nostra realtà. Tutto questo è l'aspetto appunto filosofico e di senso del nostro museo, che deve però appoggiarsi su aspetti molto concreti, molto legati all'organizzazione, a ciò che tutti i giorni è necessario sviluppare per organizzare un museo, come arrivare ad avere un museo ben organizzato, quindi in termini organizzativi, dal progetto dell'edificio stesso, al progetto delle sue attività, alla sua organizzazione e appunto alla sua organizzazione quotidiana. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore nell'ambito di Emme di presentare 10 tips, 10 idee, suggerimenti. Quando mai suggerire le cose serve? Serve soltanto per avere un'idea di come possono essere affrontati gli argomenti per poi farsene una propria idea. E quindi ai colleghi di Emme, mi è piaciuto presentare queste 10 riflessioni che vanno da come lavorare con gli architetti a come organizzare il gruppo di lavoro, ad essere permanentemente in una situazione di progettazione e quindi vedersi sempre in un contesto dove ci sono degli obiettivi da raggiungere attraverso una struttura di progetto. Hi, I'm Kua Patton. I conducted the exhibit maintenance workshop today here at Città della Scienza for the Emme workshop. This morning we started out with a tour of the museum. We looked at exhibits and had a nice conversation about what worked and what didn't. In the afternoon we did an exercise where the participants actually went out, broke up into three groups, took on exhibits with exhibit problems, diagnosed those problems and came up with some really innovative solutions and some other things to maybe add or change to the exhibits to make them more effective. And then we finished up the day with a nice conversation question and answer period, talking about other issues related to exhibits and museums.